Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di TV6. In apertura la cronaca si è interrotta dopo 8 giorni la latitanza del ventenne egiziano evaso dal carcere di Pescara. L'uomo è stato arrestato ieri in Puglia, denunciati anche due suoi amici, Giuseppe Dintino. È durata 8 giorni la fuga del ragazzo egiziano, classe 2000, evaso dal carcere di Pescara lo scorso 11 luglio. Il ventenne era stato arrestato a Roma per rapina e trasferito a San Donato il 24 giugno in attesa di giudizio. L'egiziano però non si è rassegnato alla privazione della libertà e ha deciso di evadere, probabilmente senza alcuna organizzazione. Durante l'ora d'aria ha prima scavalcato il muro del passeggio di circa 3 metri e ha poi superato anche il muro di cinta. Dopo ha preso un treno fino a Cerignola, dove la polizia lo ha arrestato ieri sera in un appartamento, ponendo fine alla sua latitanza. Con lui due uomini denunciati per favoreggiamento. Sono servite sia le testimonianze di cittadini che lo hanno visto nel treno, sono servite pregresse attività investigative in atti, per cui abbiamo ricostruito anche le sue abitudini, anche dei numeri di telefono in relazione a ciò che era già negli atti di polizia presso la Questura di Roma, e poi c'è stata un'attività tecnica di intercettazione particolarmente proficua che ha consentito la cattura. Un'operazione fulminea di una settimana che ha ripristinato l'ordine giuridico che era stato violato in maniera, diciamo così, plateale. Non è la prima volta che qualcuno riesce a fuggire da San Donato. Celebre l'evasione nel 2005, in cui 3 detenuti sparirono nel nulla. Stessa cosa ad agosto dell'anno scorso, quando fuggì un 47enne. In tutti i casi i detenuti furono poi catturati, ma questi episodi dimostrano che evadere dal carcere di Pescara è possibile. Anche nel fine settimana scorso le forze di polizia hanno svolto specifici servizi per verificare il rispetto della normativa anti-Covid-19 nei luoghi della movida pescarese. Il personale della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale del reparto Prevenzione e Crimine Abruzzo hanno presidiato le vie del centro e lungomare cittadino che, nonostante l'ondata di maltempo, a partire dalle 22 si sono riempite di persone. Dopo le ore 2, in una traversa di via Cesare Battisti, la squadra amministrativa della Questura ha trovato due esercizi ancora aperti con servizi ai tavoli. Infatti, l'ordinanza sindacale 92 del 6 luglio 2021 prevede che gli esercizi pubblici nella zona di Piazza Muzzi e vie limitrofe il venerdì e sabato devono chiudere alle ore 2 e l'inosservanza di tale disposizione viene punita con una sanzione da 1.500 a 10.000 euro. E noi cambiamo decisamente argomento. Stamattina la direzione strategica della ASL di Teramo ha presentato 3 nuovi direttori di unità operative complesse. Si tratta di Stefano Marinari, Antonio Sisto e Gabriele Pagliariccio, il direttore sanitario Maurizio Brucchi. Poi ha fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda contagi e campagna vaccinale. Vediamo. Sì, per noi giornali importanti che il dottor Sisto per la pediatria, il dottor Marinari per la pneumologia e il dottor Pagliariccio per la chirurgia vascolare. Sono tre reparti di fondamentale, come possiamo dire, strategici per la crescita della sanità nel nostro territorio. Cerchiamo di prendere il meglio di quello che si presenta, perché è giusto che Teramo abbia la sanità che merita. Noi vogliamo fare dei fatti, non proclami, urla, cioè bisogna solo dare una risposta dalla sanità teramana, il resto sono tutte piccolezze che a noi non interessano. Noi dobbiamo essere a posto con la nostra coscienza che quando non ci saremo abbiamo lasciato qualcosa di buono alla sanità teramana, e questo è quello che faremo e questo è quello che porteremo avanti, altrimenti la mobilità non la ridurremo più. È arrivato il momento di assumere decisioni importanti, e questo è quello che metteremo in atto da qui al futuro. A breve faremo altri concorsi importanti come quello della cardiochirurgia, della radiologia, dell'interventistica, per completare il quadro delle professionalità del nostro nosocomio. Nonché non dimentichiamo neanche i nosocomi periferici, perché come avete sentito oggi alla conferenza stampa emerge tutta una rete ospedaliera che si vuole creare nell'ambito provinciale della nostra ASL.
Ma guarda, per quanto riguarda i ricoveri, abbiamo 7 ricoverati nei reparti Covid, 8 al Bellocchio, che però è un reparto, diciamo, di dimissione, è un'unità operativa di dimissione. Non abbiamo impegno di animazione, per cui insomma mi sembra che l'impegno ospedaliero non c'è. Per quanto riguarda i vaccini, abbiamo superato le 200.000 dosi, siamo al 66,34%, un ottimo risultato. Ci stiamo concentrando sulle categorie, diciamo, che meno sono state interessate alla vaccinazione, che sarebbero poi quelle più giovani, quindi diciamo dai 12 ai 19, che è anche il target che ci interessa nell'ottica della riapertura delle scuole. Stiamo lavorando anche su quel personale, docente e non docente, che non si è voluto vaccinare, per convincerlo che la vaccinazione è importante. Ma la variante Delta circola molto di più rispetto a quello che era l'anno scorso. L'anno scorso il virus circolava zero, quest'anno invece circola, è una variante diversa. D'altra parte, più il virus circola, più si possono formare varianti, quindi insomma bisogna lavorare molto sulla prevenzione, sul tracciamento. Quando c'è un positivo bisogna subito bloccarlo, isolarlo. È la pandemia, questa pandemia è così, per cui quest'anno abbiamo più diciamo, virus che circola, però abbiamo anche i vaccini che l'anno scorso non avevamo. Abbiamo il 66% a livello regionale, 65% di vaccinazioni fatte, che è importante, perché chi fa il vaccino con prima e seconda dose non fa la polmonite, quindi c'è una differenza sostanziale rispetto all'anno scorso. È vero che girava meno, però è vero che poi a settembre l'avevamo scoperti perché non c'era il vaccino. Quest'anno, se anche a settembre il virus circolerà, avremo il vaccino. Ecco perché è importante che vi vacciniate. Chi non si è vaccinato si vada a vaccinare. Sono 16 e siamo all'aggiornamento del bollettino Covid. I nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo, come ogni lunedì, sono emersi dall'analisi di un basso numero di tamponi molecolari, 770. È risultato positivo il 2,08% dei campioni. I ricoveri in area medica passano da 22 di ieri ai 23 di oggi, mentre resta fermo a un solo caso il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Non ci sono decessi recenti, il bilancio delle vittime è dunque fermo a 2.513. Alla luce dell'aggiornamento odierno, l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti sale a 20. I nuovi positivi hanno età compresa tra i 12 e i 57 anni. La regione Abruzzo fa sapere che nel totale sono compresi anche 367 casi riguardanti pazienti persi al follow-up dell'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Invece 14 sono i nuovi guariti. E siamo alla politica. Il Partito Democratico si schiera contro il nuovo pozzo dell'Eni per l'estrazione di idrocarburi nel mare Adriatico. Il capogruppo Paolucci chiede che la regione si appelli al presidente Mattarella. Vediamo. Anche il PD è contro l'ennesima trivellazione nell'Adriatico. Si tratta del pozzo Donata 4 DIR dell'Eni, che estrarrà gas fossile a 20 km da Martinsicuro. I sindaci della zona hanno espresso la loro contrarietà, numerose le proteste degli ambientalisti, e ora il PD chiede che la regione faccia ricorso al Presidente della Repubblica. Una risoluzione straordinaria per quanto riguarda sia l'urgenza che per i contenuti. Un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, perché ci sono vizi procedurali sollevati peraltro dagli innumerevoli sindaci della nostra regione, dalla provincia di Teramo, per passare a Pescara e a Chieti, per l'autorizzazione DIR 4 per la quale noi ci opporremo in tutte le maniere e i modi possibili. La regione Abruzzo, voglio sottolineare, che al momento in cui fu data la concessione alla fine nella conferenza dei servizi, nella fine del 2019, non si presentò. Ci sono motivi per ritenere che è possibile questo ricorso straordinario, raccogliendo l'invito di tutti i sindaci. L'impianto di estrazione di idrocarburi raggiungerà una profondità massima di circa 1200 metri su un fondale marino di appena 85 metri di profondità. Il timore è per l'ecosistema del mare più pescoso del Mediterraneo, che dà lavoro a 10.000 persone per un volume d'affari di 300 milioni ogni anno. Parliamo di un territorio tra le Marche e l'Abruzzo che interessa ben tre parchi per quanto riguarda proprio l'aspetto ambientale marino: la Torre del Cernano, il Borsacchio, fino ad arrivare alla Pineta d'Annunziana, in questo caso a Pescara, ma anche perché
tutto il mondo sta andando verso un'altra direzione. Parliamo di economia circolare, di energia rinnovabile, non si capisce quale attualità possa avere la trivellazione e la coltivazione ancora della cosiddetta energia fossile, dovuta quindi agli idrocarburi. Ecco perché noi chiediamo a gran voce che la Regione Abruzzo si faccia sentire e che interpelli il Ministero, la Regione Marche, se necessario appunto vada avanti con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Intanto questo Ministero della Transizione Ecologica forse è un po' poco ecologico. Assolutamente sì, se manterrà questo tipo di iniziativa. Per quanto ci riguarda, noi non possiamo che nel merito entrare punto per punto. Questa roba qui non ci piace e quindi noi proporremo una risoluzione straordinaria ed urgente al Consiglio regionale perché appunto impegni il Presidente in tale direzione. In vista delle amministrative in Abruzzo del prossimo autunno, l'Unione di Centro svela i propri candidati. Lo schieramento sarà ancora una volta quello del centro-destra. Vediamo. L'UDC si conferma la quarta anima del centrodestra, anche alle amministrative abruzzesi che si terranno il 10 e 11 ottobre, ma che potrebbero essere anticipate di un mese, il partito centrista correrà con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Abbiamo fatto il possibile per coagulare tutto il mondo civico o chi è nel mondo moderato. È stato un po' difficile perché poi quello che viene fuori è la candidatura di sindaco, ne erano tanti e avevo chiesto a tutti di trovare una sintesi e di candidare quello che ha più forza, più capacità di governare una città. Abbiamo fatto su Vasto, oggi c'è stata una conferenza stampa, su Roseto, siamo in attesa di Lanciano e di Sulmona, due città importanti, Lanciano in modo particolare, io poi tra l'altro sono una sorta di lancianese perché sto nella stessa orbita geografica, anche lì bisogna trovare una sintesi, credo che sia la cosa migliore. Poi va al confronto con gli altri candidati del centrosinistra, del mondo civico, ma ci deve essere un confronto. A Francavilla il candidato sindaco sarà Roberto Angelucci, già primo cittadino, sostenuto anche da Abruzzo in Movimento e da due liste civiche. Poi più si diventa anziani più ci si emoziona, quindi questa è una cosa importante, una cosa bellissima, cioè secondo me fare il sindaco è la cosa più bella, è il momento più di contatto con i propri cittadini e come sempre dico siamo al fronte, siamo sul fronte e sul fronte speriamo che arrivino sempre i rifornimenti dalla provincia, dalla regione, dallo Stato in questo momento difficilissimo di Covid dove tirarsi indietro, non candidarsi sarebbe stata una vigliaccata. Ditte individuali, società di persone, società cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti sono i destinatari della nuova misura messa in campo da Regione Abruzzo e gestita da Abruzzo Sviluppo che prevede la concessione di prestiti a tasso zero per la salvaguardia e il consolidamento delle attività imprenditoriali regionali. Recuperate risorse per 8 milioni di euro. Vediamo. 8 milioni per elargire prestiti a micro e piccole imprese ma anche a liberi professionisti e autonomi. Si tratta di prestiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro da restituire in 60 mesi a tasso zero. La particolarità di questi fondi è che coloro che accedono a questa misura non devono prestare garanzie personali, reali e patrimoniali, quindi tutti coloro che hanno difficoltà di accesso al credito nelle banche e negli istituti di credito possono ottenere questa misura per fare investimenti e quindi un attimo vogliamo sostenere e garantire le aziende abruzzese dopo questa crisi a seguito della pandemia. Sono molto soddisfatto, si va a accompagnare ad altre misure che stiamo mettendo in campo, voglio ringraziare gli uffici che hanno portato avanti questa progettualità, spero che Abruzzo Sviluppo, ma sicuramente considerando come lavora, porterà velocemente a termine queste procedure. Noi contiamo nei prossimi mesi di sostenere attraverso questo bando almeno 700 imprese che si vanno ad aggiungere ai 4.500 beneficiari che dal 2010 hanno usufruito del microcredito. Il bando è già sul nostro sito mentre lo sportello aprirà per presentare le domande il 6 settembre, sarà aperto fino al 16, abbiamo evitato di aprire lo sportello nella pausa estiva sia per non creare problemi ulteriori alle imprese che sono inevitabilmente vessate da tutta una serie
di questioni e anche a livello consulenziale per non creare ulteriori problemi alle strutture che in qualche modo poi collaboreranno con le PMI. Dal 6 al 16 settembre sarà aperto il bando dopo 40 giorni di visione online con una documentazione molto semplice e ci impegniamo a fare le prime erogazioni entro dicembre. Presentata l'iniziativa The Arwine, un viaggio tra le colline teramane alla scoperta dei vini e delle cantine che sono parte integrante di un percorso rivolto a turisti, visitatori e amanti del vino. Vediamo. Si tratta di un invito rivolto ai viaggiatori che passano per l'Abruzzo, agli ospiti temporanei, agli stessi abruzzesi che l'estate possono avere più tempo e curiosità da dedicare alla scoperta del nostro territorio. E l'invito racconta di un territorio che è pieno di cose interessanti da scoprire e è molto semplice. E se hanno una mezza giornata possono immaginare di dedicarla a un piccolo viaggio per le colline teramane. Colline teramane non è solo un vino, ma è un territorio pieno di abbazie, di borghi medievali e di cantine. E le cantine raccontano il territorio. Allora, per conoscere il territorio consigliamo di passare anche per le cantine e venire a visitarle. Lo si può fare contattando le singole cantine, l'elenco delle cantine si trova sul sito collineteramane.com, dove c'è una pagina dedicata al progetto Dear Wine. Lì si trovano tutti i riferimenti delle aziende, si trovano le attività che le aziende svolgono in azienda e le cose che si possono fare nelle varie cantine, e quindi l'invito è quello di contattare le singole aziende, magari quelle più vicine o quelle lungo il percorso che si è scelto di fare, per concordare una visita insieme, un'esperienza piacevole, in allegria, che però speriamo possa lasciare i nostri ospiti più ricchi e pieni di nuove esperienze. Una guida che illustra le strade e i luoghi più rappresentativi di Francavilla al mare con il supporto, tra le altre cose, di foto in bianco e nero. Si tratta di Francavilla a piedi, il libro scritto dal professore e critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone. Vediamo. Tante passeggiate a Francavilla, soprattutto in questi periodi un po' di inattività, e ho voluto insieme all'amico Claudio Cecamore produrre una guida turistica con foto in bianco e nero che rappresentasse un po' la nostra città bellissima con tutti i suoi monumenti, le sue passeggiate, il mare, la collina, l'archeologia, una proposta che va per la città e non solo, per tutti i nostri ospiti per l'estate. Abbiamo tutto ciò che si può desiderare, abbiamo il mare, abbiamo la collina, abbiamo l'archeologia, abbiamo bellissime chiese, monumenti, palazzi, una buonissima cucina, un vino meraviglioso, i prodotti della terra, non ci manca niente. È una scelta del professore alla quale partecipo con piacere in qualità di fotografo. Francavilla ha una grande quantità di aspetti meritevoli di attenzione, non tutti conosciuti neanche forse da tanti che vivono a Francavilla, per cui io l'ho vista come un'opportunità di collaborazione con Massimo, il professore, che è sempre una cosa gradevole e importante. E anche il modo di stimolare in quelli che avranno un piacere di vedere questo libro, stimolare una curiosità ad approfondire la conoscenza di Francavilla, che ripeto non è soltanto la spiaggia, merita anche per la sua storia. Massimo si è sempre distinto come uomo di punta della cultura del territorio, non solo francavillese ma direi abruzzese, con le sue tante rassegne, con i suoi tanti libri che ha scritto, ed è importante che oggi dedichi una sua scrittura alla sua città, Francavilla. È un libro dedicato appunto ai cammini per visitare Francavilla in un momento in cui il turismo legato ai cammini, ai borghi, al turismo lento, è un momento di grande espansione di questo tipo di turismo, e quindi è importante che ci sia anche questo libro, quest'opera che aiuta i turisti che vengono a Francavilla a scoprire la nostra città.
E siamo giunti alla pagina dello sport. Sabato prossimo il Pescara sosterrà la prima amichevole stagionale a Palena contro lo Spoltore, squadra del campionato di eccellenza abruzzese. Intanto tiene ancora a banco il mercato con i dirigenti che ora devono colmare il buco lasciato a sinistra delle partenze di Masciangelo e Crecco. Andrea Costantini. Julian Ijanes è a Palena e ha iniziato la preparazione agli ordini di Gaetano Auteri. Il difensore argentino è arrivato sabato in Italia di ritorno dall'Argentina e dopo aver espletato tutte le formalità dovute si è aggregato al Pescara. Arrivato a titolo definitivo dalla Fiorentina sarà lui uno dei pilastri difensivi dopo aver ben figurato, sempre in terza serie, con la maglia dell'Avellino nell'ultima stagione e mezza. Si concretizza dunque uno scambio indiretto di difensori, visto che Ijanes sostituirà nell'organico biancazzurro Gennaro Scognamiglio. Il difensore di Gragnano è stato ufficializzato in tarda mattinata dall'Avellino, dove si è trasferito a titolo definitivo firmando un contratto biennale. Scognamiglio si allena già in palestra con il futuro compagno di squadra Fabio Tito e comunque tornerà in Abruzzo, visto che il club irpino ha scelto l'Alto Sangro per il proprio ritiro dal 24 luglio al 7 agosto. Doveva essere Rivisondoli il comune di riferimento, poi per motivi logistici la scelta è ricaduta su Roccaraso. Intanto la settimana appena iniziata porta in dote nuovo lavoro per il presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Matteassi. Le partenze di Crecco e Masciangelo aprono un vuoto sul settore mancino che andrà colmato con almeno un innesto se Nzita resterà in organico, altrimenti con due. Già detto che Sarzi Puttini dell'Ascoli è un profilo che piace molto ad Auteri, anche Alessandro Favalli entra nella lista dei papabili. Svincolato dopo l'ultima stagione al Perugia con 22 presenze stagionali, anche lui è stato già allenato da Auteri al Catanzaro. A centrocampo non sarà semplice trovare una soluzione per l'uscita di Valdifiori, mentre per il tassello che completerà il reparto tanti sono i profili sul tavolo. I principali: la conferma di Daniele De Sena o la firma di Carlo De Risio. In attacco si avvicina Eugenio D'Ursi, che in caso di permanenza di Galano costituirebbe una coppia da sogno come esterni del tridente di Auteri, tridente che andrebbe completato da un centravanti all'altezza della situazione, visto che Michael De Marchi al momento sembra poter essere più un'alternativa che altro, mentre Bonino, Borrelli e Belloni, salvo sorprese, sono destinati ad andare via in prestito. La pista Liozzi resta molto complessa, sfuma invece Walid Khedira, che il Parma ha girato in prestito al Bari. Alla fine di questa settimana poi ci sarà il primo test per i biancazzurri, sabato amichevole con lo Spoltore di Alessandro Del Gallo al Campo degli Angeli di Palena, alle ore 17, anche se l'orario è ancora da ufficializzare. Sempre sabato in serata la presentazione della squadra nel centro del Sangro Aventino. Restiamo in casa bianco-azzurra, il centroavanti Michael De Marchi è stato il primo acquisto ufficiale stagionale del Pescara. Il giocatore vuole lasciarsi alle spalle gli infortuni delle ultime due stagioni e ricambiare a suon di gol la fiducia riposta in lui dal DS. Matteassi, vediamo. Le prime impressioni positive, poi è solo tre giorni che siamo in ritiro, si sta lavorando molto e avremo tempo e modo di conoscere e instaurare tutti i rapporti necessari. E da quello che so il direttore è qualche anno che comunque mi segue e questo era l'anno più giusto dopo il mio prestito alla Virtus, no, io arrivo dalla Virtus però di proprietà del Cittadella. Ho perso un anno per la sistemazione della spalla, mi sono trovato svincolato ed eccomi qua, insomma. Ho grande voglia di far bene, di ripartire dopo due anni difficili, dove diciamo, ho preso qualche batosta tra infortuni vari e questa operazione che mi ha tenuto fuori molto tempo. E ora sono carico e pronto a ripartire. E so che le sue squadre sono molto, molto determinate, con grandi carichi di lavoro. E poi sicuramente ho sentito dire che in attacco, insomma, di solito si va forte, mi auguro che sarà così anche per me quest'anno. Ti parlo più su quest'anno, la mia intenzione è quella di dare molto a livello agonistico alla squadra, poi sono un attaccante veloce, prediligo il gioco alle spalle, insomma, sulla profondità e poi insomma ecco questo, dai. Beh, guarda, sì, ho giocato, è bello marcare quello stadio e soprattutto sono stati anni importanti per questa società e niente, io darò tutto me stesso per il campo e nient'altro, ecco. Sì, sicuramente è quello di essere costante, perché negli ultimi due anni non lo sono stato
e speriamo anche che quella rete inizi un po' a muoversi, quindi spero di fare gol, di fare molti gol. Lunedì prossimo si raduna il Teramo, che in questa settimana dovrà sciogliere la riserva su figure fondamentali come quelle di allenatore e direttore sportivo, che ancora non ci sono. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. A distanza di una settimana dall'avvio della preparazione, a Teramo continua il toto allenatore, così come il toto direttore sportivo. D'altronde sono le due figure che mancano e sarebbero centrali per la costruzione dell'organico futuro. Che poi tanto futuro non è, perché tra poco più di 40 giorni ci sarà il fischio d'inizio del campionato. Per quanto concerne il DS, scendono le quotazioni di Sandro Federico, a cui il contratto non è stato prolungato lo scorso 30 giugno. Se la dirigenza avesse creduto nella continuità del suo lavoro, non lo avrebbe certamente lasciato senza vincolo e sarebbe quantomeno particolare ora richiamarlo a distanza di 20 giorni. Perché sarebbe ammettere implicitamente che è l'unica strada percorribile. A quel punto lo stesso Federico potrebbe non voler più proseguire l'avventura in biancorosso dopo essere stato accantonato per 3 settimane. Dunque, il presupposto è che il Teramo stia lavorando ad una soluzione alternativa, anche non di primo piano, visto che Iachini ha ammesso la vicinanza a personalità del mondo del calcio, come ad esempio quella di Alessandro Ruggeri, figlio di Ivan, ex presidente dell'Atalanta, e che ha guidato il sodalizio bergamasco prima dell'avvento della famiglia Percassi. L'idea sarebbe quella di promuovere alla carica di direttore sportivo qualche figura già presente all'interno del club e fargli fare esperienza in Lega Pro, puntando su acquisti comunque molto green. L'attività di screening di Iachini insieme a Ruggeri potrebbe dunque dargli supporto e portare presto delle novità, sia in panchina che in mezzo al campo. Nei giorni scorsi era stato contattato per il ruolo di allenatore anche Gigi Ervese, tecnico della Primavera del Pescara, ma i contatti si sono interrotti e non sono più ripresi dopo l'iniziale abboccamento. La soluzione interna, pensata e vagliata in maniera concreta, non ha portato alla fumata bianca. Resta sempre in piedi la candidatura di Guidi, che non è mai uscito dai radar, ma che ha un contratto con la Casertana. E finché i falchetti campani non avranno la sentenza definitiva dell'esclusione o ammissione al campionato da parte del Collegio di Garanzia del CONI, Guidi ha un vincolo valido con il rossoblù. Solo successivamente, qualora l'ultimo grado della giustizia sportiva dovesse dar torto alla Casertana rispedendola tra i dilettanti, il tecnico sarebbe svincolato e magari pronto per una nuova avventura. Poi comunque ci sarebbe anche da fare mercato, visto che allo stato attuale il Teramo può contare su 15 giocatori e nessuno di quelli svincolati è tornato finora sui propri passi, come ha detto qualche giorno fa Iachini durante i premi Rodomonti. Bombaggi al Catanzaro come Tentardini, Ilaria al Cesena, Lewandowski vicino al Gubbio, Di Francesco che rientrava all'altro Ascoli dal prestito ha firmato per il Campobasso, anche Cianci tornato in biancorosso andrà via e il Diavolo, dopo aver mancato l'obiettivo di incassare 500.000 euro dal Sassuolo, proprio ai neroverdi dovrà corrispondere la metà dell'eventuale cessione dell'attaccante, qualora il Teramo riesca a darlo via. Su Diachite e Piacentini tante voci, tantissime, ma finora i due difensori sono ancora in biancorosso, così come Santoro, che piace sia a molti club, ma senza esborso eccessivo di denaro. Il Diavolo potrebbe tenerli e rimpolpare l'organico con qualche ragazzo del settore giovanile, ma serve un direttore sportivo e serve un allenatore. D'altronde, lunedì prossimo c'è il raduno e per quella data le due caselle andranno riempite per forza di cose. E domani ne sapremo sicuramente di più, perché in programma alle ore 10.30 la conferenza stampa del presidente del Teramo Calcio, Franco Iachini. Il nostro telegiornale termina qui, tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per averci scelto.